Da un commento mi è sorto lo spunto di guardare come tratta l'argomento Emanuela Orlandi, Vicky. Poi aggiungeremo dell'altro. Iniziamo dal guardare le fonti. Tutti sappiamo di che si tratta, di che tipo di sito stiamo parlando e ho già specificato che lo guardo periodicamente perché gli aggiornamenti sono sempre divertentissimi. Ma scendiamo nel dettaglio, qui e là, se qualcuno dovesse aprire per la prima volta questa pagina, cosa vi leggerebbe per esempio? Le prime fonti che leggiamo, Pino Nicotri, La verità dai lupi grigi alla banda della Magliana, quindi sembrerebbe quasi fonte principale e in effetti continua. Poi si arriva a Rossella Pera dalla Giustizia.net, quindi siamo a un aggiornamento del 2023, Rita Di Giovacchino e Corrado Augias. Qui siamo ai segreti del Vaticano, storie, luoghi, personaggi di un potere millenario. Ok, sono persone che dicono cose molto diverse, però vengono qui messe insieme. Balziamo in avanti, non possiamo leggerle tutte naturalmente, però qualche cosa giusto per. Il sequestro di Emanuela Orlandi, i protagonisti del mistero lungo 40 anni su Roma Corriere It 22 giugno 2023. Quindi prendiamo anche da articoli ovviamente. Caso Calvi, puntata di Chi l'ha visto, andata in onda il 7 luglio 2008. Voi direte, beh, scopri l'acqua calda, ma in questo caso non è da poco vedere l'eterogeneità delle fonti. Ecco, Giuseppe Scarpa, Emanuela Orlandi, l'ho rapita io, me lo ordinò il presidente, la confessione shock dell'uomo di fiducia del boss della Magliana. Roma Repubblica, IT 6 agosto 2022 e subito dopo Tommaso Nelli, caso Orlandi, il flop della pista Sannataro su Spazio 70. Renatino, Raffaella Fanelli, la verità del freddo. Ma. Poi, siamo già molto oltre, Peronaci. Emanuela Orlandi e il caso di Mirella Gregori, sequestrata 40 anni fa, spunta una nuova testimone su Corriere della Sera 7 maggio 2023. Sempre lui. Fiorenza Sarzanini, spese del Vaticano fino al 1997, in Corriere della Sera 18 settembre 2017, no? Tutte situazioni ampiamente smontate, però qui resistono. Emanuela Orlandi, ecco la lettera segreta sul trasferimento a Londra, ma l'arcivescovo Carey è falsa. Roma Repubblica, 10 maggio 2023, gli aggiornamenti sono a sprombattuto. Non perdiamo di vista la realtà, i nodi da sciogliere dopo la riapertura del caso Emanuela Orlandi. Su It Euronews.com 12 gennaio 2023, urlo consultato il 17 febbraio 2023. Ma qui proprio selezione zero, e ogni tanto questi intervengono, a me arrivano degli screenshot, espellono qualcuno, lo sospendono per qualche tempo, e qui invece va tutto bene, non abbiamo nulla da dire. Emanuela Orlandi, documenti già in procura. La mossa del Vaticano, www.iltempo.it 2023. Allora, mi pare che insomma, ci siamo fatti un'idea di come funziona in questo caso, però ci chiediamo anche appunto perché qualcuno non intervenga. Perché un conto è sbagliare il luogo di nascita di, boh, che ne so, Rocazzo, no, che poi è giusto, credo. Winnetka. Ma altro è riferire su un caso del genere, sempre vivo, sempre acceso. E vediamo quindi che cosa dice la nostra ineffabile Wiki. La sparizione di Emanuela Orlandi, andremo lunghi, te lo dico.
La sparizione di Manuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni, avvenne il 22 giugno 1983 a Roma, mentre la ragazza rientrava a casa dopo le lezioni di musica. Il fatto divenne uno dei più celebri casi irrisolti della storia italiana e vaticana, con implicazioni e sospetti che coinvolsero e chiamarono in causa lo stesso Stato Vaticano, lo Stato italiano, il terrorismo internazionale, i servizi segreti di diversi stati, la banda della Magliana, un possibile serial killer, nonché un complotto interno al Vaticano per coprire un presunto scandalo sessuale legato alla pedofilia. Ora qualcuno mi pare adesso. Da poco, ecco, ha scritto: ma perché non ti occupi di quel libro, Le 12 donne, eccetera, eccetera. Io non pretendo che si guardino tutti i miei video, però li faccio apposta e mi ripeto come fossero capitoli di un libro. E mi pare di aver già espresso il mio parere su quel tipo di giornalismo. Ok? Saranno state le sette sorelle, no? Quel giornalista lì. Si infila sempre in certi cunicoli inverificabili. Allora, la vicenda fu collegata alla quasi contemporanea sparizione di un'altra adolescente romana, Mirella Gregori, scomparsa il 7 maggio 1983, anche se successivamente i due casi non apparvero avere una matrice comune. Emanuela Orlandi nacque a Roma il 14 gennaio 1968, penultima figlia di Ercole. Vabbè, queste sono notizie, diciamo, di default, di repertorio. Nel giugno 1983 aveva appena terminato il secondo anno del liceo scientifico presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, venendo rimandata a settembre in latino e francese. Ora, una parentesi che forse ho già aperto in passato. Emanuela, nata il 14 gennaio, poteva rientrare tra quei bambini che venivano iscritti a scuola, diciamo così, con un anno d'anticipo, non la primina che allora non esisteva, però stiamo approfittando della nascita all'alba dell'anno nuovo. Pare che in questo caso non sia accaduto, perché lei invece sarebbe andata regolarmente a scuola a 6 anni, quindi a 6 anni e diversi mesi, ecco, a quel punto. Si parla poi di questo liceo scientifico presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Sarà stato scelto, questo è un inciso, per una vicinanza, perché questo liceo ha tutta una sua storia che arriva dall'ambito religioso ed è nato per i convittori di sesso maschile, poi è stato aperto successivamente alle ragazze, oggi poi ha tutta una quantità di indirizzi moderni, aggiornati, ecco. Quindi era per convittori, più a un certo punto, da un certo punto in poi, per esterni. È diventato laico, diciamo così, ma mantiene una sua matrice. E forse è stata un'ulteriore ragione per iscriverla lì, non lo sappiamo. Continua: dotata di talento musicale, Manuela frequentava da anni l'Accademia di Musica Tommaso Ludovico da Victoria. La scuola era collegata al Pontificio Istituto di Musica Sacra ed Emanuela vi seguiva i corsi di pianoforte, flauto traverso, canto corale e solfeggio. Emanuela faceva inoltre parte del coro della chiesa di Sant'Anna dei Palafrenieri in Vaticano. Nonostante l'anno scolastico fosse concluso, Emanuela continuava a frequentare 3 volte a settimana le lezioni della scuola di musica in preparazione per il saggio finale che si sarebbe tenuto il 30 giugno. Ora, fin qui siamo nell'asettico e c'è poco da dire, ma in effetti ricordiamo che il sabato 22, 24, no, 25 giugno ci sarebbe stata una sorta di provina e il 30 il saggio. E dunque appare ancora più strano che Emanuela abbia mollato tutto un bel giorno, buttando all'aria tutti i suoi progetti di vita, tutti i suoi appuntamenti. Questo è fondamentale, è la radice da cui partire. Se non facciamo, diciamo così, vittimologia, non usciamo. Possiamo poi naturalmente architettare tutte le nostre ipotesi, le più fantasiose, ma da qui non si esce. Mercoledì 22 giugno 1983, Emanuela uscì di casa tra le 16 e le 16:30. Attenzione qui, perché che significa? C'è una bella differenza. Se
Siccome abbiamo già trattato l'argomento, passiamo oltre, però mezz'ora fa una differenza rispetto a tante cose. Per recarsi alla scuola di musica, prima di uscire di casa, sia per il caldo, sia perché era in ritardo, ci dobbiamo fermare in continuazione, questo è un treno più che locale. Dunque, in ritardo no. Se fosse uscita alle 16 non era per nulla in ritardo, avrebbe dovuto iniziare alle 17, sì, 17. 16:30 sì, forse un po' più in affanno, ma in mezz'ora, se era una buona camminatrice, ci sarebbe arrivata. Se invece avesse preso gli autobus, sì, con quel clima scioperesco di quei giorni, avrebbe potuto rischiare. Però dalle 16 no, non direi. E invece qui comincia a dare una versione che è dogmatica, sia per il caldo sia perché era in ritardo. La ragazza aveva chiesto al fratello Pietro di accompagnarla. Questi, tuttavia, a causa di un altro impegno, non poté esaudire la richiesta, motivo per cui Emanuela, contrariata, uscì sbattendo la porta. Sarebbe stata l'ultima volta che Pietro l'avrebbe vista. E abbiamo visto, insomma, che purtroppo questo racconto, si è col tempo spannato. Si è proprio aperto come una voragine e non abbiamo alcuna certezza, ma qui riprende l'ultima Pietro version. Emanuela lasciò il Vaticano da Porta Sant'Anna, prese l'autobus 64 e perché lo dà per certo? Ancora oggi non sappiamo se è andata in autobus o a piedi. Prese l'autobus 64 in Piazza della Città Leonina e scese in corso Vittorio Emanuele II alla fermata nei pressi della Basilica di Sant'Andrea della Valle. Quindi qui è molto preciso su qualcosa che non si sa. Quindi percorse Corso del Rinascimento, dove davanti a Palazzo Madama sarebbe stata fermata da un uomo, e arrivò alla scuola di musica per la lezione di flauto con 10 minuti di ritardo. La lezione di flauto si svolgeva dalle 17 alle 18 con l'insegnante Loriano Berti e quella di canto corale dalle 18 alle 19 con Monsignor Valentino Miseratz Grau. Allora, su questo ritardo assolutamente non v'è certezza, ancora di recente, recentissimo, si tende da parte di qualcuno a ripiantare questo chiodo. No? No, è confermato che è arrivata in ritardo, è confermata che è uscita in anticipo. No, non ci sono certezze né dell'una né dell'altra cosa. E Loriano Berti, intervistato da Nicotri, ha dichiarato di non ricordare alcun ritardo in entrata e peraltro non c'era in teoria nessun anticipo in uscita per i motivi che più volte abbiamo esaminato. Quel giorno le lezioni terminarono alle 18:50 poiché nella cappella della scuola si doveva celebrare la messa in onore delle nozze d'argento, eccetera. Emanuela chiese al maestro di uscire comunque 10 minuti prima, alle 18:40. Questa è una sovrapposizione del tutto arbitraria, a bocce ferme. Se voleva uscire un po' prima delle 19, ma il che ormai non si può più considerare appurato, ne avrebbe avuto tutte le possibilità uscendo alle 19 meno un quarto. Perché fare? E beh, sappiamo quali sono le versioni e adesso qui le andremo a confermare, ma non è proprio così. Emanuela telefonò a casa da un telefono della scuola. Non del tutto certo nemmeno questo, anzi non certo per niente perché non l'ha vista nessuno. Anche perché se c'era questa piccola cerimonia delle nozze d'argento con rinfresco, bisognerebbe appurare, e nessuno lo ha fatto, nessuno, cosa avevano fatto i ragazzi. Io mi sono posta il problema in un video, però risposte in giro non ci sono. Erano tutti quanti invitati, però erano tanti, per presenziare una cerimonia così, tutto sommato informale, più adatta a pochi intimi, e poi sarebbero stati tutti invitati al rinfresco? Come era stata diramata questa notizia, questo pseudo invito, come si era diffuso? Non si sa, perché in teoria, a quel punto Emanuela, mi ripeto, avrebbe perso anche tempo con gli altri studenti. Tu ci vai? No, sì, non ne ho voglia, ma sì, io quasi quasi, se magna, che ne so. E invece no, non sono riferite da nessuno queste chiacchiere, questi conciliaboli, diciamo, niente.
Rispose la sorella Federica ed Emanuela le disse che prima di arrivare a scuola un uomo l'aveva fermata proponendole il volantinaggio per la Avon Cosmetics, retribuito con una somma di 375 mila lire. Beh, abbiamo visto che non è certo nemmeno questo, ma a mio avviso fa poca differenza, 370-375. Da svolgersi durante una sfilata di moda nell'atelier delle sorelle Fontana che si sarebbe tenuta dopo pochi giorni. La sorella le sconsigliò di accettare la proposta e le suggerì di tornare a casa per parlarne con i genitori. Ora, altro stop. Ci tocca ripetere, le solite cose, ribadire l'ovvio. Emanuela è una ragazza sennata, tranquilla. Aveva pure appuntamento, forse con la studentessa Marta, ma sicuro con la sorella e gli amici. E poi tutti a casa per le 8 perché a quell'ora si cenava in casa Orlandi. Ma che bisogno c'era di chiamare la sorella? Vai dalla Cristina, fate due passi, poi tornate a casa. Mamma, papà, è successo questo, voi che dite? Quindi continua a perpetuarsi questa favolistica. Dopo la telefonata con la sorella, Emanuela aspettò l'uscita delle altre compagne dal corso di canto e insieme a due di esse, Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini, raggiunse la fermata dell'autobus 70 in corso Rinascimento davanti al Senato. A detta della Monzi, Emanuela le parlò della proposta di lavoro ricevuta. Fermi tutti. Se veramente l'aspettava qualcuno in corso Rinascimento, cosa di più facile che rivolgersi a queste compagne e quasi amiche, perché di nessuna si può dire oggi che fosse una vera amica, però si fa da ragazzini. Guardate, quello lì, signore, è lui che mi aspetta. Invece con uno che l'attende in BMW, secondo la famosa vulgata ormai seppellita, però lei non dice nulla, anzi fa anche queste specie di sceneggiate. Salgo sull'autobus o no? Che dice accetto o no? Voi capite che questo è quasi, cioè è insultante proprio per lei, per la sua intelligenza, no? Quindi, a detta della Monzi, Emanuela le parlò della proposta e le disse di essere indecisa se tornare subito a casa o attendere l'uomo che le aveva fatto l'offerta. Ma allora perché avrebbe avuto tanta fretta Emanuela se ancora lo stava aspettando? Anche la Monzi le rispose di vedere lei. Intorno alle 19:20 Maria Grazia e Raffaella salirono sull'autobus 70 diretti a casa, mentre Emanuela non salì sull'autobus poiché troppo affollato. Qui si contraddicono da soli perché non c'è una supervisione dei testi di Vicky. Cioè, non salì perché l'autobus era affollato o non salì perché la stava aspettando qualcuno o aspettava qualcuno? Ma nel dubbio facciamo una bella fusione. Sia Raffaella sia Maria Grazia riferirono che dopo essere salite sul mezzo pubblico videro Emanuela alla fermata parlare con una ragazza dai capelli ricci scuri che non fu mai identificata, ma che con ogni probabilità era un'altra allieva della scuola di musica e da quel momento si persero le sue tracce. Ora, per inciso, qui il discorso è un altro, ma perché la famiglia non parla di queste cose? Avete accertato? Io sarei ancora qui a fare indagini, ma per conto mio. Non spaparanzato in una poltrona davanti alle telecamere. Cosa è successo? È uscita prima, è entrata in ritardo. Perché ha esitato? Qualcuno l'aspettava. E le amiche allora che cosa hanno detto? Hanno detto il vero, qualcosa di non particolarmente vicino alla verità? No, la famiglia se ne sta lì. Placida, perché a questo punto, riguardo all'attenzione per le fonti è placida, ad attendere non si capisce cosa. Ti leggi gli atti, li studi, cosa che evidentemente nessuno di loro ha fatto. Riguardo all'identità della ragazza vista dalla Monzi e dalla Casini parlare con Emanuela alla fermata dell'autobus, all'inizio si pensò potesse trattarsi di Laura Casagrande, altra compagna di scuola di Emanuela con capelli ricci e scuri, ma questa negò il fatto dicendo che anche lei percorse corso Rinascimento, ma Emanuela era qualche metro dietro a lei insieme alla Casini e alla Monzi. Ora, ricci scuri vuol dire ricci scuri, non dico di stile africano, ma ben ben mossi. Laura Casagrande abbiamo visto che aveva i capelli sciolti in uno stile allora molto di moda che potremmo chiamare alla cantante Alice, quindi un mosso morbido. Non so poi se fosse naturale o se magari già se le aggiustasse a casa, ma allora noi eravamo tutti molto più semplici, però non poteva essere confusa con una ragazza dai capelli ricci. E inoltre questa ragazza sarebbe stata più piccola di statura di Emanuela.
Non sappiamo perché nessuno, no, si è preso la briga di raccontarcelo quanto sia, fosse sia alta Laura Casagrande. Era però più grande di età, poteva essere più piccola di statura, però magari anche più sviluppata, arrivata, diciamo, al completamento della crescita. Non sappiamo. Questi piccoli particolari più importanti che mai oggi non ci sono stati mai raccontati. Arrivata verso la fine di Corso Rinascimento, la Casagrande si girò un'altra volta per controllare, ma ora voglio dire, ci voleva tanto a scrivere secondo le dichiarazioni della Casagrande, perché qui non è proprio sicuro, per controllare se Manuela fosse ancora dietro di lei, ma questa volta non la vide più, probabilmente, tra parentesi, poiché ferma alla fermata dell'autobus 70. Ma probabilmente perché? Se ti ha appena detto che sta aspettando o la aspetta qualcuno, probabilmente non esiste. La Casagrande, quindi, stando alle sue dichiarazioni, a finalmente, non poteva aver avuto modo di parlare con la Orlandi davanti alla fermata dell'autobus. Secondo la testimonianza di Maria Grazia Casini, resa alla squadra mobile il 22 luglio 83, la direttrice Suor Dolores, nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa, riuscì a identificare e a interrogare l'allieva sconosciuta e predispose un confronto tra la ragazza e la Casini stessa. Da dove esce fuori questa notizia? Voi sapete che non c'è una conferma che sia uno straccio di comprova. C'è solo qualcuno che lo va dicendo in giro, lo ripeto ossessivamente, come un disco rotto. Non è stato fatto nulla per identificarla, ma tanto abbiamo anche la prova che questa benedetta suora, buona e cara, così legata all'insegnamento della musica, ha dichiarato, e lo ha dichiarato a telefono giallo, l'abbiamo sentita tutti, ha dichiarato che di solito le bambine chiedevano il permesso a lei e quel giorno Manuela non l'ha fatto e questo l'ha stupita molto, il che va in contrasto con quanto detto da altri. Quindi che lei l'avesse identificata non esiste da verbali, non esiste da nessuna parte. Noi ricercatori studiamo sui verbali, poi eventualmente facciamo supposizioni. La supposizione dei soliti fustigatori di costumi, ai soliti indici puntati alla Misola senza essere Misola, vabbè, certo, sono state le indagini deficitarie. Noi invece diciamo che probabilmente la suora non ha riconosciuto proprio nessuno e più probabilmente ancora questa ragazza non è mai esistita. È suggestiva, quello sì. Ecco, infatti, tuttavia, gli inquirenti non approfondirono mai la questione. E non chiesero mai alla suora il nome della ragazza, lasciando così la sua identità ignota nelle indagini successive. Qui ci vorrebbe il bollino, solo che io i video così non li faccio, nel senso che mi affaticherei. Però, fake, fake, fake. Stando al verbale della testimonianza della Casini, la ragazza in questione avrebbe detto che lei ed Emanuela, dopo che la Casini stessa e la Monzi erano salite sull'autobus, si sarebbero dirette insieme lungo Corso Rinascimento, la ragazza in questione. Lo dice la Casini? E chi è per dire questo? Quindi, stando al verbale, la ragazza in questione avrebbe detto, no, la ragazza in questione o ha detto o non ha detto, quindi è un riportato, su relato. E si sarebbero dirette insieme lungo Corso Rinascimento verso Corso Vittorio Emanuele, dove poi avrebbero preso strade differenti. Cioè, loro non hanno visto nulla, ma avrebbero dichiarato a verbale questo. Fake. Questa dichiarazione assume rilevanza investigativa in quanto quel giorno Emanuela, alla fine della scuola, aveva un appuntamento davanti a Castel Sant'Angelo con un gruppo di amici, tra i quali la sorella Maria Cristina, assieme ai quali poi sarebbe tornata a casa in Vaticano. Una volta uscita dalla scuola, quindi sarebbe dovuta andare subito verso nord in direzione del Tevere di Castel Sant'Angelo. A parte il fatto che spesso si dice che l'appuntamento era al palazzaccio, ma a volte si trova scritto che era invece proprio a Castel Sant'Angelo, ma insomma, cambia poco. Ma invece si diresse verso sud su Corso Rinascimento e poi su Corso Vittorio. Ma non si diresse no, perché non lo sappiamo. Sono supposizioni. Se la testimonianza della ragazza sconosciuta riferita dalla Casini fosse vera, Emanuela si sarebbe diretta esattamente dalla parte opposta, se fosse vera, dalla parte opposta rispetto a quella verso cui sarebbe dovuta andare Maria Grazia Casini.
dovuta andare, scusate, Maria Grazia Casini dichiarerà di non ricordare il nome della ragazza in questione in quanto non la conosceva. Mentre nei due successivi interrogatori a Suor Dolores, alla suora non fu mai chiesto il nome della ragazza. No, non fu mai chiesto perché non esisteva questo nome. E se non esisteva questo nome e non esisteva un verbale dove Suor Dolores lo dichiarava, che cosa chiedi? Al massimo puoi chiederle la stessa cosa, lei ti dice, lei ti risponde? Non ne so niente. Quindi questo è un piccolo cardo selvaggio che cresce in questo prato su un sussurro, ma che mai ha trovato conferma. Quindi non esistono rose blu, rose nere, niente. Riguardo alla presunta offerta di lavoro, fu accertato che la Avon non aveva nulla a che vedere, ma risultò che nello stesso periodo altre adolescenti dell'età di Emanuela erano state adescate da un uomo con il pretesto di pubblicizzare prodotti cosmetici in occasione di eventi quali sfilate di moda o altro. Ma veramente qua il risultato è il Felix. Il risultato che alcune parenti delle due vittime nostre, le due scomparse, avevano lavorato per l'Avon, ma questi due elementi vengono di nuovo fusi insieme un po' arbitrariamente. Non è inoltre mai stato chiarito se l'offerta di lavoro Avon sia stata fatta a Emanuela Orlandi da sola o mentre era in compagnia di un'altra ragazza. Nel suo primo interrogatorio del 9 luglio 83, Raffaella Monzi riferì che Emanuela le aveva detto di aver ricevuto l'offerta di lavoro insieme a un'altra ragazza, senza precisarne il nome. Questa affermazione contrasta con le testimonianze dei vigili, vabbè, Bosco era un poliziotto, e Sambuco, i quali dichiararono che la ragazza, da loro vista parlare con il presunto uomo Avon, era da sola. E va bene, questo lo aggiungiamo, ma ormai è fuori dal palcoscenico. Non vedendo rincasare la figlia, Ercole Orlandi incominciò a cercarla insieme al figlio Pietro presso la scuola di musica, beh, chi sarebbe stato il cugino, perché poi vi ho parlato in un altro video, no? Che non mi è completamente chiaro come si siano mossi, c'è cioè Pietro in moto, Pietro Meneguzzi in moto, Ercole Orlandi in moto anche, o fosse in macchina, o si sono mossi a piedi magari, che sarebbe stato forse meglio per esaminare un tragitto. E contattarono la preside dell'istituto che fornì i recapiti telefonici di alcune compagne di corso di Emanuela e consigliò di attendere prima di allertare la polizia. Nondimeno Ercole Orlandi si recò subito dopo al commissariato Trevi per denunciarne la scomparsa, ma gli fu suggerito di attendere prima di sporgere denuncia poiché la ragazza poteva essersi fermata a cena fuori con amici dimenticando di chiamare casa. Questo mi sembra, e l'ho già detto, un suggerimento del tutto ragionevole per i motivi che ho spiegato. E d'altra parte, lo dice qui, la denuncia fu formalizzata la mattina seguente. Quindi, se una ragazza non è tornata a casa per le 8, tu ti precipiti alle 10, alle 11, quel che è di sera, a farmi la denuncia, io ti consiglio un'attesa di qualche ora, perché se no si mette in moto un meccanismo che può essere negativo per la stessa ragazza. Mattino dopo si prende la denuncia, quindi questo continuo rosario di accuse perché non la presero su, perché non dovevano. Presso l'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano dalla sorella Natalina. Confermo la mia perplessità rispetto al fatto che non ci siano andati anche i genitori. Vabbè, dice non se la sentivano, ma invece era anche un modo, come dire, per non pensare ad altro, per impegnarsi, tenersi occupati in questa attività a favore della figlia. Oppure c'era già in casa, cioè in quelle ore dovrebbe esserci stato il buon Meneguzzi. Io ho notato qualcuno difende a spada tratta per via di un alibi che non c'è. Era già ritornato Meneguzzi e ha detto: no, no, voi state qui che stiamo ad ascoltare le telefonate. Ma era la mattina, quindi insomma, o il papà o la mamma avrebbero dovuto recarsi insieme a Natalina e magari anche portarsi la Cristina che aveva provato in prima battuta a cercare la sorella. Comunque hanno deciso così, per carità. Il 23 giugno Pietro e alcuni amici si recarono nei pressi del Senato, l'ultimo posto in cui Manuela era stata vista. Dopo aver appurato che in quei giorni le telecamere di sicurezza del Senato non erano in funzione,
altri dicono invece lo fossero, ma girate semplicemente verso l'ingresso del Senato. I ragazzi si rivolsero a un agente della Polizia di Stato Bosco, un vigile urbano Sambuco, che erano in servizio il giorno prima. Entrambi confermarono di aver visto una ragazza descritta come molto simile a Emanuela. Abbiamo affrontato parecchie volte il discorso, quindi non ci torniamo, che è meglio. IMV, colore scuro, il vigile descrisse l'uomo così e cos'ha, e che sarebbe giunto alla guida della famosa BMW colore verde tundra. Abbiamo già affrontato il discorso. Il poliziotto dichiarò di aver scorto nelle mani dell'uomo un involucro solido, forse un tascapane, sì, che è proprio la dotazione di un rappresentante di cosmetici, no? Il 24 giugno i quotidiani Il Tempo e Il Messaggero pubblicarono la notizia con i recapiti. Il 25 giugno, attenzione qui, dopo una serie di telefonate non attendibili, quindi ci sono state parecchie telefonate, una serie. 3, 5, non sappiamo. Arrivò agli Orlandi una chiamata da parte di un giovane che disse di chiamarsi Pierluigi. Quindi abbiamo una serie di telefonate di sciacalli probabilmente, ma è chiaro, metti il tuo numero di telefono invece di rivolgerti alla polizia, magari anche attraverso qualche piccola conoscenza in Vaticano, perché no? Non c'è nulla di male, stai cercando una figlia, magari ti raccomandi a tutto. E si mette a disposizione un numero. Invece, evidentemente, hanno deciso così, qualcuno ha ritenuto, perché non lo hanno poi spiegato tanto bene, e arrivano telefonate evidentemente di sciacalli, quindi arriva la chiamata di Pierluigi. Qui però non specifica che la telefonata non era stata registrata e che abbiamo un relato dello zio, il quale raccontò che insieme alla sua fidanzata aveva incontrato a Campo dei Fiori due ragazze, tutto quello che si vuole, no? Signori, voi siete romani, giusto? Quindi cosa fa Emanuela? Sparisce da Ludovico, da Vittoria, per andare subito lì dopo, cioè fa un piccolo giro, siccome vuole scappare di casa, si mette giusto giusto a Campo dei Fiori, ma... No, no, per carità, tutte le segnalazioni vanno prese in esame, ma è certo che se io scappo di casa non è che mi metto due vie più in qua, vado casomai in un quartiere molto lontano. Diceva di chiamarsi Barbara, va bene, di questo riferisce più o meno questa telefonata che noi mai ascolteremo naturalmente. E riferì appunto della faccenda degli occhiali da vista che non le piacevano, avrebbe preferito un modello della Ray-Ban. Ma se a Emanuela piaceva l'occhiale tipo Ray-Ban, avrebbe potuto chiedere un occhiale di quel tipo, non si capisce, c'era stato un rifiuto in famiglia, no, i Ray-Ban no. Vabbè, poi aggiunse che gli occhiali erano a goccia, eccetera. Queste chiamate apparvero attendibili ai familiari, poiché in effetti Emanuela era stigmatica, si vergognava di portare gli occhiali e suonava il flauto, cioè tutte cose che avrebbe potuto sapere qualcuno di molto vicino alla famiglia o alla cerchia di amici. Il 26 giugno, durante un'altra chiamata a cui rispose Mario Meneguzzi, zio della giovane, Pierluigi, sempre telefonate non registrate, aggiunse alcune informazioni. Disse di avere 16 anni e di trovarsi in quella giornata con i genitori in un ristorante al mare, ma poi per quale motivo un telefonista quasi anonimo, comunque insomma, con un nome magari di fantasia, dovrebbe raccontare tanti particolari su se stesso? Ecco che da lì, questo è sempre un mio inciso, forse è nata anche la voce di Emanuela Civitavecchia, perché si pensò appunto magari una piccola scappatella ed è andata in una località di mare. Ipotesi peraltro non scandalosa, ci stava, può aver avuto un momento di crisi, ma non si può dire, non si può dire che queste ragazze hanno raccontato una piccola bugia, non si può dire che possano aver avuto un momento di crisi. Quindi comunicò che Barbara avrebbe suonato il flauto al matrimonio della sorella. Questa è una notizia davvero, potevano sapere in pochissimi. Molto pochi. Io non credo che Manuela fosse andata, cioè, lo ritengo improbabile.
fosse andata in giro a riferire a tutti, sapete, suonerò il flauto. Oppure sì, ma non abbiamo trovato nessuno che ce l'abbia detto. Può averlo detto a qualche amica, ma non a quelle della scuola di musica, dove non c'era confidenza a quanto pare. Però a qualcuna, lo sai che suonerò il flauto, si sposa Natalina. No, non una che l'abbia, uno che l'abbia confermato. Rifiutò di incontrare di persona lo zio. Vabbè, quello zio ce lo dice. Anzi, quando questi gli chiese un incontro in Vaticano presso l'abitazione dei genitori della ragazza, Pierluigi rimase sorpreso chiedendo all'uomo se fosse un sacerdote. Tutte cose che ci racconta lo zio, però. Gli inquirenti appurarono che tra gli amici di Emanuela vi era un ragazzo, Pierluigi M., che in quei giorni si trovava alla Dispoli, ma fu ritenuto estraneo ai fatti. Anche su questo ci siamo soffermati, perché lui disse che era un giorno, poi lo arretrò al 22. Evidentemente i familiari confermarono e buonanotte ai suonatori. Fu ritenuto estraneo ai fatti così, senza colpo ferire. A parte il fatto che, sempre per ipotesi di studio, uno può essere estraneo all'allontanamento della ragazza, ma complice. Potrebbe averle detto, qui siamo nel campo delle supposizioni, che a me non dispiacciono purché non le fai passare per cose vere. Quindi potrebbe anche aver detto, vabbè dai, vieni da me, se non sai dove andare, ti appoggi magari, c'ho una casa, c'ho una villetta, tutto in caso di una complicità tra giovani, che a volte si verifica, ma qui non abbiamo indagato oltre, qui sì che ci vorrebbe quell'anticchia di accusa, non aver approfondito, ma probabilmente tutti i genitori hanno confermato, e allora che cosa vai a fare? A indagare vieppiù in una famiglia vaticana? Qui l'appartenenza vaticana ha protetto le famiglie, piuttosto che il contrario. A partire da questo momento agli Orlandi fu consigliato di registrare tutte le telefonate. Ora, detta così, sembra che dal cielo sia arrivato un consiglio. Si saranno consigliati tra loro, ma a questo punto, dopo queste infruttuose comunicazioni, beh, si va alla polizia, si fa dal proprio avvocato. No, che chiami un parente che ti porta il registratorino amatoriale, no? Anche perché non è una prova in tribunale. È un po' come la telefonata all'estetista per il mostro di Firenze, Narducci. Zero, non vale niente, ve la fanno ascoltare in continuazione, ma non ha alcun valore. Per questo poi le indagini vengono archiviate. Perché funziona così, sarà un bene, sarà un male. Il 27 giugno fu la volta di un tale Mario. Qui spiega la questione di Mario come più o meno la sappiamo. Barbara gli aveva confidato di essersi allontanata volontariamente da casa perché stufa della routine domestica, ma di essere intenzionata a fare rientro alla fine dell'estate per il matrimonio della sorella. Ora, per quel che noi sappiamo delle telefonate di Mario, un matrimonio di un parente, specifica proprio la sorella, un matrimonio di un parente. Ora, immaginiamoci Emanuela che un bel giorno, attesa da tutti, dalla sorella lì davanti, forse da Marta per le fotocopie, non dico il cognome perché mi impasto, cognome ungherese. Dalla famiglia alle 8 per la cena, molla tutto e tutti, e poi conta di tornare, però si affaccia a settembre, cucù, sono qui per suonare al matrimonio. A questo punto la famiglia che ascolta che fa? Dacci la prova che sia viva, altrimenti avvocato, polizia, carabinieri, procura, finito. Non si cincischia più. Invece si tengono tutto lì. E poi va bene. Mario aggiunse anche che Barbara gli aveva detto che essendosi allontanata da casa avrebbe dovuto saltare un concerto di canto. Altra informazione vera in quanto il 29 giugno Emanuela avrebbe avuto il saggio finale. Sì, ma c'era anche la provina del sabato precedente. Qui poi riferisce dell'altezza della ragazza, no de più, eccetera, eccetera, bella altina, vabbè. I familiari della Orlandi interessarono nelle indagini un agente del SISD, Giulio Gangi, qua si dice i familiari della Orlandi, ecco.
quasi senza ombra di dubbio. Siccome si fa un mix di fonti, se ne prendono un po' di qua, un po' di là, anche se per caso si contraddicono. Amico dei cugini della ragazza, voi sapete che di recente Pietro ha detto: no, 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 si sono conosciuti dopo la scomparsa di Manuela. Quindi insomma, abbiamo una chiarezza limpida, acqua azzurra, acqua chiara, no? Il quale riuscì a rintracciare la BMW dell'uomo che aveva parlato con Emanuela. Qui riferisce come se fosse stato ormai appurato che l'uomo della BMW aveva parlato con Emanuela, il che non è, ma più o meno tutti i report sono così, eccettuato, io direi uno, più alcuni giornalistici che vi ho letto. C'è poco da sbizzarrirsi qui, tutti quanti sono andati nella BMW, l'Avon, la ragazza che si ferma era senz'altro Emanuela. In particolare scoprì il Gangi, che era stata riparata, pur essendo priva di documenti, da un meccanico della zona di Piazza Vescovio. L'auto sarebbe stata portata dal meccanico da una donna bionda. Il danno avrebbe riguardato la rottura del vetro del finestrino anteriore destro. Ma questa rottura non sembrava causata da un'azione diretta, ma dall'esterno verso l'interno, cioè dall'esterno verso l'interno, bensì dall'interno verso l'esterno. Cioè, come dire, che Emanuela era stata rapita con quella macchina, aveva tentato di uscire facendo così, ma ora a parte tutto, il blocco, non so, veramente non me lo ricordo, se esistesse di già il blocco delle serrature. A me sembra di no, che fosse molto raro, casomai è solo in alcuni modelli. Però in questo caso davvero non ne so nulla, perché altrimenti una non fa altro che aprire la portiera a un semaforo e uscire, a meno che non le puntino una pistola, ma in pieno centro. E ne abbiamo anche già parlato, tutte supposizioni che vanno bene per un romanzo. Allora, riguardo alle indagini sulla pista della BMW, nel 2008 sarebbe stato reso noto che Gangi, il quale era al tempo impegnato in indagini su un giro di prostituzione verosimilmente connesso con materia di stretta competenza dell'istituto di appartenenza, rintracciò in breve la donna in questione, che scoprì e contattò in un residence della Balduina. La donna rifiutò di collaborare e il Gangi, al suo ritorno in ufficio, scoprì che i suoi superiori erano stati informati del suo contatto, nonostante fosse stato effettuato con documenti e nome di copertura su un'auto con targa altrettanto dissimulata. Allora, tutto questo pezzo per me va archiviato sotto il nome Fuffa, per non dire altro. Ripeto, Gangi era un impiegato di basso livello, un civile, non aveva particolari guarentigie o licenze di uccidere o di fare perquisizioni, e probabilmente stava a frequentare mignotte e quindi è andato da qualcuna di sua conoscenza. Perché? Lui non c'è più, non possiamo saperlo. E certamente i superiori hanno saputo che si muoveva come cane sciolto, senza autorizzazione, e si sono risentiti con lui. Domenica 3 luglio 83, e qui c'è l'Angelus naturalmente. Qui poi c'è l'americano, e qui riferiscono naturalmente con il startranno scientifico. Qui lo scrivono staltranno, purtroppo il romanesco è una cosa seria, ragazzi. Il 6 luglio i presunti rapitori fecero ritrovare a un cronista dell'ANSA in un cestino in piazza del Parlamento una busta gialla contenente una fotocopia della tessera di iscrizione della Orlandi alla scuola di musica e la ricevuta di un versamento alla scuola. La fotocopia recava anche la scritta di saluto autografa con tanto affetto alla vostra Emanuela. I familiari riconobbero la calligrafia di Emanuela. Io vorrei sapere a questo punto quali familiari l'avessero riconosciuta, perché ora sinceramente io ve lo posso davvero garantire, mio padre la mia non l'avrebbe riconosciuta, era estremamente distratto in queste cose, distrattissimo, proprio. E di certo lui non l'avrebbe riconosciuto, avrebbe fatto molta fatica a riconoscerla. Natalina dice che lei incrociava appena la sorella, lo stesso si potrà dire senz'altro di Federica, perché un po' più grandi, ormai con una loro vita. Cristina,
avrebbe potuto, o dei compagni, o dei professori che avevano in mano i suoi temi, no? I suoi riassunti. I familiari sono una parte tra quelli che possono riconoscere una scrittura, ma non sono la scienza infusa. Fine prima parte.